Buonasera e bentornati a Pole Position. Questa sera vi presento la Euro Bearings e lo facciamo in compagnia di Stefano Bianchi, l'amministratore delegato, a cui do il benvenuto. Buonasera. Buonasera Stefano, benvenuto a Pole Position. Ora parliamo di questa azienda che nasce nel 1996. Poi ci racconta lei magari qualcosa di più, perché è uno spin-off di un'altra società, poi lei subentra nel 2017 quando questa società aveva un po' di difficoltà e poi col direttore commerciale siete ripartiti e oggi siamo qui a parlare di questa azienda invece che va benissimo. Mi dica pure. Esatto, nasce da uno spin-off di un'altra azienda che faceva capo alla famiglia Monteverdi, che tuttora sono nostri soci in Euro Bearings, che si chiamava Flametal. L'idea era quella di offrire un servizio di centrifugazione per cuscinetti antifrizione fatti con leghe e base stagno in un mercato che all'epoca era poco presidiato e la tecnologia era abbastanza stagnante. Quindi fu all'epoca una bella idea. È un'azienda tutta italiana, siamo a Corte Maggiore a Piacenza, ma abbiamo una forte vocazione internazionale perché qualche anno fa abbiamo fondato l'Euro Bearings India proprio per soddisfare quella che è la domanda molto energivora, c'è una grossa domanda di energia in India e quindi abbiamo 23 colleghi presso a New Delhi. E parliamo un po' insomma di qual è il vostro core business, come dice la parola, che adesso in inglese bearing vuol dire appunto cuscinetto in italiano, e quello insomma principalmente, come ci ha accennato prima, siete andati a colmare un mercato in cui era carente questo prodotto qua, e quindi a oggi vogliamo sapere che cosa è successo, come si è evoluta poi questa azienda. Sì, in sostanza il cuscinetto, noi da sempre l'azienda produce cuscinetti commissionati da una clientela molto importante, attiva nel mondo del power generation, quindi cuscinetti nel mondo di macchine rotanti, quindi per turbine a vapore e a gas. Poi nel tempo abbiamo acquisito molte competenze, diverse competenze, le nostre maestranze si sono specializzate, abbiamo abbracciato altri segmenti di mercato come il nucleare, tant'è vero che non più tardi di 2 anni fa abbiamo fornito cuscinetti per la più importante centrale nucleare del sud dell'Inghilterra. Il cuscinetto cos'è? In sostanza è un componente molto particolare che ha un duplice obiettivo, quello di mantenere l'albero motore che viene agganciato a una macchina rotante, che può essere una turbina, un compressore, un generatore, stabile, quindi diciamo fermo, e cercare di produrre il minor numero di oscillazioni. Quindi è un componente complesso da produrre e anche l'ingegneria che c'è attorno è rilevante. Voi dichiarate come azienda di avere in Italia solo un altro competitor, all'estero 6 e 7, quindi stiamo parlando di un'eccellenza proprio italiana che è la Euro Bearings. Come si spiega questo? Che ci sono dei punti di forza particolari? E poi parliamo anche del brevetto, perché insomma quella è una cosa anche molto interessante, sicuramente quello è un motivo per cui siete così importanti. Bene, sì, su base nazionale di fatto abbiamo un concorrente, sul mercato europeo ci sono 6-7 concorrenti, quando parlo di concorrenti mi riferisco alla stessa fascia di fatturato, quindi fino a 10 milioni di euro circa, okay. Perché ci sono dei player molto più grandi che però nel loro core business non hanno solo il cuscinetto e quindi non li consideriamo per motivi di size, certo. Competitor. Tuttavia quello che ci contraddistingue forse non è tanto l'essere in pochi in Europa, ma che Euro Bearings è nata producendo il cuscinetto, questo componente molto particolare, quindi si è specializzata nel tempo e insieme all'azienda anche tutte le persone che ci lavorano. Forse la concorrenza è nata facendo dell'altro, ad esempio lavorazioni meccaniche, poi ha abbracciato il mercato del cuscinetto, però a noi dal cliente viene riconosciuta una forte conoscenza e specializzazione su questo tipo di componente. A proposito di clienti, fortunatamente questa pandemia
avendo dei clienti fidelizzati, non sono andati dispersi, anzi si sono ancora di più avvicinati a voi, e so che avete utilizzato una importante agenzia di comunicazione per continuare a diciamo, promuovere i vostri prodotti, la vostra azienda, giusto? Esatto, dice bene. Proprio verso la fine del 2020, pur il nostro essendo un componente, un prodotto difficile da comunicare, diciamo così, non parla, quindi non, è un prodotto complicato. Per questo c'è lei, caro Stefano. Grazie. Abbiamo sentito l'esigenza di comunicare qualcosa verso l'esterno, proprio perché la pandemia ha cambiato un po' il modo di lavorare. Quindi attraverso questa agenzia di Roma che ci sta affiancando, direi egregiamente, stiamo veicolando dei messaggi attraverso un social network rivolti un po', diciamo, a un fattore che riteniamo fondamentale, che è il fattore umano, quello più importante per noi di Eurobillings. Qui non parliamo tanto del cuscinetto del prodotto, ma parliamo di noi stessi, dei nostri dipendenti, di tutto ciò che ruota attorno all'azienda, tutti gli stakeholder, anche dei nostri fornitori. Da ultimo abbiamo celebrato la laurea di una collega che ha sviluppato la tesi, ha fatto la tesi in Eurobillings, quindi supportata dal nostro staff, piuttosto che un post dedicato all'India, ai nostri colleghi indiani, perché la pandemia lì ha avuto un impatto molto molto più forte rispetto che in Italia. Quindi questa è la strategia di marketing che stiamo cercando di veicolare della nostra azienda. E poi sicuramente il brand. Il brand dice bene, il brand è la nostra forza, e l'ho scoperto proprio da quando sono arrivato, anzi proprio l'anno in cui sono arrivato sono stato chiamato a gestire questa situazione di crisi in cui si trovava l'azienda, quindi nel 2017, perché pur attraversando un momento di crisi i clienti non ci hanno mai abbandonato, nel senso in questi casi capita che vengono magari cancellate delle commesse o cancellati degli ordini. Ebbene, questo non è accaduto mai, quindi mi ha fatto riflettere e ho capito quanto fosse importante il prodotto e il servizio che l'azienda, che Eurobillings offre nel mondo del power generation per i nostri clienti. Quindi direi di sì, ha una forte brand reputation. E poi ricordiamo sempre la resilienza di noi italiani, certo. Che l'unione fa la forza, perché poi se non guadagni te non guadagno nemmeno io e si ferma la macchina, invece c'è la volontà di andare avanti e di continuare su questa strada. Prima avevo accennato al brevetto di questo nuovo cuscinetto, se ce lo vuole spiegare meglio. Sì, cercherò di essere più breve possibile. In sostanza, i nostri cuscinetti da sempre sono rivestiti con una lega base stagno, che è un componente che li rende più efficienti, più prestazionali in macchina. Li rende più prestanti sulla macchina rotante. Grazie al nostro team di ingegneria e stante la lunga collaborazione col Politecnico di Milano, abbiamo sviluppato un nuovo brevetto che è un riporto diverso da questa lega leggera, ma è un polimero che rende i cuscinetti reggispinta ancora più, molto più prestazionali sulla macchina rotante. Questo ci ha, insomma, dato tanto orgoglio e tanta felicità, soprattutto grazie a Ingegner Riboni e Ingegner Scaglia che ci hanno aiutato. Anche perché non è rimasto solo un brevetto depositato l'anno scorso, ma abbiamo iniziato a vendere per una centrale idroelettrica italiana il primo cuscinetto con questo materiale che si chiama PIC. E questo qui, diciamo, per quanto riguarda appunto i progetti futuri, ce ne sono altri? Ce ne sono altri, stiamo sviluppando un secondo brevetto di cui non posso, ahimè, dire tanto, sempre relativamente al componente, al cuscinetto, per migliorarne le prestazioni. E poi abbiamo deciso di, stiamo studiando, abbiamo 2 o 3 business case all'attivo per investire in macchinari più innovativi che ci dovrebbero consentire di diversificare il nostro fatturato. Perfetto, io ringrazio l'amministratore delegato di Eurobillings, Stefano Bianchi, per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Grazie e un saluto a tutti coloro che collaborano con voi, visto che ci tenete anche un po' a livello umano. Vi mando un bacio anch'io. Grazie, apprezzatissimo, grazie. Grazie a tutti voi che ci seguite, anzi continuate a farlo con altre storie. Buonasera e bentornati a Pole Position. Questa sera vi presento la Friul Filiere e do il benvenuto a Luna Artico. Buonasera Luna. Buonasera. Entriamo nel mondo della metalmeccanica, dove normalmente dominano, insomma, le figure maschili, chiaramente.
E colpo di scena invece la Friuli Filiere ha un management al femminile, cioè in ogni settore c'è una presenza femminile, a partire da lei, Luna. È corretto, in effetti possiamo smentire il luogo comune secondo cui nel mondo della metalmeccanica predomina il maschile, perché nel nostro mondo Friuli Filiere siamo tante donne, a partire dal management, dove oltre a me e a mia sorella, che siamo rispettivamente il direttore commerciale e il direttore tecnico, ci sono altre due donne, e poi in ogni reparto in azienda le figure femminili sono presenti. Lei pensa che sia favorito dal fatto che comunque suo padre è il fondatore di questa azienda, che quindi crede in voi in quanto figlio, proprio perché secondo lei è giusto che anche le donne in un mondo, diciamo, dove normalmente c'è un'egemonia maschile, è giusto che si facciano appunto strada, che dimostrino la propria forza? Sicuramente nostro padre è circondato da donne, e in famiglia siamo tutte donne. Noi figlie, le nipoti, quindi è piuttosto abituato a conoscere tutti i lati più positivi di un aspetto di una psicologia femminile. E nel mondo metalmeccanico credo che in questo momento si sia compreso ormai come è un luogo comune il fatto che la donna non abbia caratteristiche che possono essere valorizzate nel tecnico. Di conseguenza i valori sono stati riconosciuti in noi, ma il talento viene facilmente riconosciuto sia da noi che da mio padre, anche nelle donne che si presentano e si candidano come parte del nostro team. Secondo me è sempre un punto di forza avere qualche donna in più. Allora entriamo un po' più nello specifico di questa azienda. Questa azienda nasce appunto nel 78, producevate stampi in acciaio, poi naturalmente si è evoluta nel tempo e adesso ce lo racconta lei di cosa vi occupate. Sì, esattamente. Nel 78 mio padre ha fondato l'azienda, forte di una formazione in chimica e di una già decennale esperienza come ricercatore nelle materie plastiche. E all'inizio si occupava esclusivamente della produzione di filiere, da cui il nome dell'azienda, e quindi stampi in acciaio per l'estrusione di PVC. Poi rapidamente si è evoluta nella costruzione anche di macchine e già da due decenni è riconosciuta come produttore di impianti completi, progetti chiave in mano dall'A alla Z per l'estrusione di tubi e profili in materiali plastici speciali. Ad oggi le tecnologie di punta sono sicuramente dedicate all'estrusione di materiali estremi come il PSU, il TPU, il PA, il PC, e sono estremi perché sono caratterizzati da temperature estremamente alte per la loro lavorazione. Io so che il vostro punto di forza è il fatto che siete sempre presenti in azienda, che curiate appunto il cliente in modo maniacale, cioè per voi è proprio un partner, cercate di soddisfarlo dall'inizio alla fine seguendo tutto il percorso. Sì, ci teniamo molto, credo che oggi sia uno dei nostri valori principali, e in un mondo dove essere preparati, competitivi, proporre un prodotto competitivo e di alta qualità nel nostro settore, anche molto tecnologico, ormai è quasi scontato. Quindi ciò in cui crediamo davvero sono le relazioni, i rapporti, dove creando progetti personalizzati, avere un partner che si fida di noi e che si affida a noi per avere la giusta soluzione a lui dedicata è fondamentale. E poi avete anche la prontezza nelle risposte, per voi anche questo è molto importante, essere presenti, cercare di rispondere velocemente alle richieste, quindi tanta flessibilità, anche questo possiamo considerarlo, diciamo, un valore aggiunto. Assolutamente, essere un'azienda medio-piccola è un punto di forza, dove sul mercato internazionale spesse volte ci ha permesso di vincere anche dei tender internazionali dove affrontavamo competitor anche multinazionali con sedi in tutto il mondo, ma oltre alla tecnologia, quindi le performance che abbiamo garantito
il dare risposte tempestive, perché noi siamo sempre presenti in azienda e possiamo dare un riscontro immediato alle richieste del cliente, è stato sicuramente il vantaggio che è diventato la chiave poi del successo nel rapporto con il nuovo cliente. E avete anche attenzione, come giusto che sia, al giorno d'oggi a proporre e produrre prodotti sostenibili. Sì, perfettamente. Da sempre, creando prodotti personalizzati, suggeriamo al cliente una soluzione che sia dedicata e unica, dalla formulazione del materiale fino al prodotto finito. Oggi sempre più importante la sostenibilità, quindi dove il cliente si rivolge a noi per chiederci una soluzione riciclabile al 100% e sostenibile, siamo al suo fianco e possiamo studiare un prodotto che lo renda competitivo e soprattutto green. Io ringrazio Luna Artico per essere stata qui con noi. Grazie, grazie a voi. E questa era Friul Filiere. E voi restate con noi se volete essere sempre in pole position.